Uno degli aspetti principali per un chitarrista o per un musicista in generale è la propria padronanza ed efficacia nell'accompagnare o più in generale nell'avere groove. È un aspetto estremamente importante ma molto spesso sottovalutato, soprattutto da chi è autodidatta. Ecco, nel video di oggi voglio focalizzarmi su questa cosa e darti i miei 5 consigli per migliorare il tuo groove. Ma prima, come sempre, sigla. Ciao, sono Roberto Invernizzi, musicista, produttore ed insegnante di chitarra. Ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale My World Music e nel mio studio The Signal Lab. Prima di cominciare voglio dirti che se vuoi supportare il mio lavoro qui su YouTube, metti mi piace qui sotto al video, iscriviti al mio canale ed attiva la campanellina per restare sempre aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Il groove è un aspetto essenziale ed importantissimo per qualsiasi musicista, indipendentemente dallo strumento. Cosa significa avere groove? Questa è una frase, un termine piuttosto particolare, non ha una traduzione ben precisa, ma questa frase si dice a dei musicisti quando questi hanno una padronanza del linguaggio e dello stile decisamente notevole. E questo vuol dire riuscire a destreggiarsi in maniera agile e fluida sull'aspetto ritmico, armonico e anche melodico dell'accompagnamento. Per quanto riguarda i chitarristi, a mio parere ci sono degli aspetti estremamente importanti che bisogna sempre tenere presente e sviluppare nel tempo per riuscire ad avere groove. Ovviamente molti di questi si basano sullo stile. Ci sono magari determinati stili che necessitano uno sviluppo e uno studio di tecniche e passaggi specifici. Io cercherò di essere piuttosto generico e dare consigli che vadano bene indipendentemente dallo stile e dal genere musicale. Per ogni consiglio ti farò vedere anche magari un esempio che può essere più esplicativo di quello che voglio dirti. Partiamo subito. Estrema importanza alle pennate. Per quanto riguarda la chitarra, la scelta delle pennate, della direzione delle pennate sullo strumento è essenziale. Sia su ritmiche semplici e lente, sia e soprattutto per ritmiche complesse e veloci. Questo ci permette di avere la giusta intenzione sul ritmo, ci permette di restare a tempo e di essere perfettamente allineati col groove. Soprattutto il consiglio che voglio dare è per tante ritmiche, soprattutto quelle piuttosto movimentate, manteniamo sempre in movimento la mano destra, sia quando suoniamo, le plettriamo, sia quando magari dobbiamo mantenere le note lunghe o fare delle pause. Manteniamo il braccio e la mano in movimento. Questo per farci mantenere il timing, il groove e l'incisività dell'accompagnamento. La cosa vale anche su magari ritmiche aggressive, rock, dove magari decidiamo volutamente tutte pennate verso il basso. Questo perché? Perché una pennata verso il basso ha un attacco molto più deciso, molto più potente rispetto a una pennata verso l'alto. Quindi teniamo in considerazione anche questo aspetto. Dare importanza alla dinamica. La dinamica è un aspetto estremamente importante da tenere sempre in considerazione. Quando una ritmica, un accompagnamento, un qualsiasi cosa è statico, è stabile, è un pacchetto
lento, senza alcun andamento di intensità, è debole, è stantio. Quindi è importante creare dinamica anche all'interno di una piccola porzione di una ritmica, magari con qualche accento, qualche accordo, qualche nota che risalta maggiormente rispetto a tutto il resto. Ovviamente questa cosa deve avere un senso, non deve essere buttato a caso. Ovviamente questo aspetto è importante anche sul lungo periodo, magari su un'intera canzone, dove magari delle sezioni hanno un certo tipo di dinamica, un certo tipo di accento, e altre un qualcosa di diverso. Le ghost note. Ecco, le ghost note o anche le note stoppate sono un aspetto estremamente importante. Banalmente danno groove, rendono accattivante un accompagnamento. Ci sono accompagnamenti che basano tantissimo sulle ghost note, altri invece dove non sono la parte essenziale ma danno quel non so che di interessante che altrimenti perderebbero. Le ghost note sono importantissime indipendentemente dal genere musicale. Ovviamente magari il funk ha un uso più massiccio di queste note, ma attenzione anche sul rock e metal, perché anche lì si utilizzano. Gli staccati e le pause. Una cosa che si tende sempre a fare è riempire il più possibile, mai il vuoto. È sbagliato. Le pause o gli staccati, quindi quelle note che si interrompono e creano una sorta di buco tra una nota e un'altra, un accordo e un altro, danno tantissimo groove. Quindi è importante, anzi importantissimo, sfruttare pause e staccati e rendere una ritmica accattivante, anche se magari questo è molto semplice. A volte utilizzare gli staccati o mettere qualche pausa qui e là in maniera sensata rende una ritmica molto accattivante, molto intelligente, nonostante la sua semplicità. Essere rilassati. Questa frase è un po' particolare. Cosa intendo per essere rilassati? Per avere padronanza della ritmica ed avere groove, di nuovo questa frase, l'essere rilassati a proprio agio è indispensabile. Come in tutte le cose, più uno ha padronanza di una certa attività e più la svolge meglio, con tranquillità, ma anche qualità. Quindi è importantissimo essere rilassati e sicuri di quello che si sta facendo. Nello specifico magari del chitarrista, anche banalmente del movimento della mano destra. Avere il movimento ritmico molto fluido, il braccio e il polso rilassati, morbidi, quasi come se
galleggiassero e rimbalzassero nell'aria. Questo renderà una ritmica estremamente bella, precisa ed efficace, cosa che è estremamente difficile che avvenga se uno sarà rigido, nervoso e non a proprio agio. Bene, questi erano i miei 5 consigli per migliorare il tuo groove e il tuo approccio alla chitarra ritmica, indipendentemente dal genere e stile. Se secondo te mi sono dimenticato qualche aspetto importante che non dovevo sottovalutare, scrivimelo qui sotto nei commenti. Spero che questi consigli ti possano aiutare a migliorare il tuo approccio alla chitarra ritmica sul genere musicale che preferisci. Bene, se il video ti è piaciuto ti chiedo di mettere mi piace con il pulsante qui sotto. Iscriviti inoltre al mio canale ed attiva anche la campanellina per restare sempre aggiornato sui miei prossimi video. Seguimi anche sui miei social, Facebook e Instagram per ulteriori curiosità ed approfondimenti. Noi ci vediamo come sempre prestissimo qui sul mio canale per un altro video.